Eccoci in compagnia di Domenico Mariani, che è il patron di questa serata, nonché il responsabile presidente dell'Associazione Culturale Alberto Bragaglia, Pictor of Philosophers, lui che ha prodotto questa serata dedicata a Charlot, l'attore, l'uomo e la maschera. E che cosa ha significato per te affrontare un progetto con un personaggio così importante, così ingombrante come Charlie Chaplin? Ma per me è stato un onore, primo per collaborare come sempre con te, che sei un bravissimo regista. Secondo, l'attore L'uomo la maschera, è chiaro, è la dimostrazione dell'insieme di ciò che era Chaplin. Era un grandissimo attore, forse uno dei più grandi del muto. Era un uomo ed era una maschera. Quindi nell'insieme questo nome che è stato dato, spero che ne esca fuori un'opera teatrale, no? L'attore, l'uomo, la maschera, tu gli hai dato una giusta collocazione. Parlare di Chaplin, non so, vedrete anche l'interpretazione del nostro bravissimo Vincenzo Bocciarelli, che interpreta Chaplin in un pezzo di tempi moderni, ancora oggi è attuale, o no? Molto. È attuale, quindi ciò che dice, che diceva allora il regista, faceva dire a quei tempi, è ancora attuale. Ancora valido oggi. Certo, l'intera umanità, il fatto, la pace nel mondo, ma insomma... Forse un po' di utopia, ma in questi tempi, che sono tempi veramente dove la realtà ci toglie qualsiasi fantasia, avere un pizzico di capacità di sognare, di sperare, forse l'elemento che ci permette di andare avanti. Domenico Mariani, ricordo, la persona che ha reso possibile tutto ciò, che ha creduto in questa idea, io sono testimone, perché fondamentalmente lui ama moltissimo l'arte, la poesia, ma anche il teatro. Come mai, pur essendo un commercialista, insomma, nella vita professionale ti dedichi a tante altre cose così diverse, questo tuo sperimentarti nell'ambito artistico, soprattutto nel teatro, nella fotografia, perché ricordiamo le fotografie di Michela Biancini, degli scatti inediti, che sono vere e proprie opere d'arte. Come mai questa sensibilità verso tutto ciò da parte tua? Ma non è semplice, vorrei capirlo anch'io. Il problema nasce di fondo, io mi sento un po' una monaca di Monza, no? Sono diventato un dottore commercialista, la mia famiglia voleva che facessi questo a quei tempi. Io mi sento più un artista. A 18 anni con Pasolini ho conosciuto quel mondo artistico. Scrivevo già poesie, le mie poesie, non so neanche io oggi se voglio farmi una lezione la mattina di psicanalisi, leggo la mia poesia di 30-40 anni fa e riesco forse a capire qualcosa di me. Quindi diciamo è una cosa innata, cercare di portare fuori di noi ciò che sentiamo, perché io dico che noi siamo quello che siamo, come diceva Montale, e quello che vorremmo essere, ma direi anche quello che gli altri vorrebbero che noi fossimo. Va bene, e con queste parole anche direi sentite, toccanti, che penso saranno anche in parte il tono che caratterizzerà questa serata l'attore L'uomo e la maschera, salutiamo i telespettatori di Liberi.tv e alla prossima intervista. Grazie Domenico Mariani. Grazie a voi, grazie a te Pierpaolo, in bocca al lupo. Repito.